Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Do It Yourself Ispirazione. Oggi vi mostrerò come naturalmente continuare a decorare il nostro bellissimo organizer. Come potete vedere vi starete chiedendo cosa sono tutti questi post-it. Ebbene sì, siccome sono un'amante spassionata anch'io dei post-it, vi vorrò presentare insomma quelli che ho scelto da mettere all'inizio del nostro calendario in modo tale da averli sempre a portata di mano, sempre disponibili, visto che naturalmente i post-it sono veramente utili, per cui li andremo a selezionare naturalmente poi quelli che avremo scelto, dato che non posso metterli tutti all'interno del mio organizer perché sono veramente tantissimi. Quelli prescelti li andremo a mettere su questo bellissimo foglio che metteremo, come sto facendo io, all'inizio del nostro organizer, dove li avremo tutti raggruppati in modo tale da averli ben disposti all'inizio del nostro calendario. Eccoci qui, partiamo con la suddivisione dei nostri post-it. Ecco qui. Ecco, come potete vedere partiamo con le frecce, queste già disegnate, mentre altre, come potete vedere, per abbellirle un pochino vi ho fatto dei puntini. Poi abbiamo dei post-it in stile americano, come questo qui, dei fiorellini di diverso colore, questi sono arancioni, poi ce li abbiamo anche verdi. Questi post-it, diciamo, un pochino più lisci, ma su cui si possono scrivere note un pochino più lunghe, come potete vedere. Ecco qui, quindi sarà sicuramente utile anche questo. Altre freccine di colore, diciamo, un pochino più sgargianti, come potete vedere, che sono praticamente quasi alla fine, però questo qui rosso e naturalmente anche questo qui rosino ci potranno essere utili. Poi abbiamo altri modellini, eccoci qui, questi vanno tutti insieme, come potete vedere. Ecco qui, hanno la stessa forma e anche questi colori pastello che devo dire non mi dispiacciono. Poi abbiamo questo qui con per segnare le cose importanti, con anche l'impronta digitale, molto carino. Questo per segnare i numeri di telefono. Ecco qui, poi naturalmente passiamo ai muffin. Ne abbiamo di diversi colori, blu, eccolo qui, rosa, e dovrebbe esserci anche in giro quello lilla che però adesso non intravedo. Poi continuiamo con i bellissimi post-it americani, come potete vedere, quindi lo mettiamo di fianco alla bandiera. Questo invece è un post-it un po' più grande, dove puoi scrivere naturalmente molte più cose, che naturalmente sarà utilissimo. Poi anche questo è un altro modello con questa pera molto carina, su cui naturalmente ci puoi scrivere altre cose, per cui lo mettiamo vicino all'altro. Poi questo ha dei bellissimi uccellini, mentre questo è sui toni del rosa. Ecco, naturalmente poi ce ne dovrebbero essere in giro anche degli altri, li andremo naturalmente a scovare. Eccoli qui, come potete vedere sono davvero molto carini, con questi colori pastello, diciamo, mi piacciono veramente veramente tanto, non mi dispiacciono proprio. Poi ne abbiamo un altro con le rose, molto carino, e questo qui con dei piccoli quadretti. Poi abbiamo questi qui, to do, molto carini, dove naturalmente puoi scrivere piccole note, ma anche questi davvero molto utili. Eccoli qui, anche questi qui piccolini, magari per scrivere proprio delle parole chiave. Questo mi piace veramente tantissimo perché è importante per segnare davvero le cose che devono balzare all'occhio. Poi anche questo colore è veramente, lo trovo veramente veramente bello. Poi abbiamo altri con la pera, altri con i quadretti, un altro po' col fiocco, delle rose, questi qui a cuoricini semplici, che sono sempre naturalmente molto carini da avere sotto mano, e naturalmente anche forme, diciamo, un pochino più insolite, per rendere ancora naturalmente più originale il nostro organizer, per cui lo mettiamo qui di fianco ai fiorellini. Ecco qui il fiorellino giallo,
Poi abbiamo un semplicissimo ma classicissimo che naturalmente ci servirà sempre, post-it, così che naturalmente andremo a mettere di fianco al nostro cuoricino. Poi abbiamo naturalmente anche delle simpaticissime forme che non si trovano proprio sempre in giro di treno, che andiamo sempre a mettere in quel lato. Abbiamo ancora dei post-it americani, ecco qui come potete vedere sono semplicemente di forme differenti rispetto a quelli che abbiamo visto prima, mentre questi sono dei post-it normalissimi che andiamo a mettere di fianco a questi. Un altro uccellino. Oh, e anche questo è veramente veramente il carino, il disegno è molto particolare, anche qui abbiamo la ripresa di questi colori. Sì, magari come potete notare i colori sono da questa parte sono un pochino più accesi, mentre su quello di destra sono un pochino più tenue, diciamo. Ecco, da qua leggo che però questi post-it sono di Eva, ma naturalmente non sarà un problema perché, come ben sapete, tra colleghe ci si scambia le cose, per cui è anche bello, diciamo, scambiarsi i post-it, per cui sia che lo usa una sia che lo usa l'altra naturalmente non ci sarà problema. Questo qui invece con la farfalla è definitivamente il mio preferito, infatti sarà quello che utilizzerò sicuramente. Poi questo richiama il modello degli altri. Ancora qui abbiamo dei toni pastello che, come vi avevo fatto vedere prima, per cui li andiamo a mettere di fianco, diciamo, a quelli che abbiamo trovato prima. Eccoli qui. Poi abbiamo altri mini post carini dove poter scrivere ancora il telefono, con delle pecorelle davvero molto carine, dell'anici. Dovrei averne un terzo, eccolo qui, anche giallo. Come potete vedere sono piccolini, ma naturalmente sempre utilissimi per scrivere anche delle piccole parole chiave. Poi abbiamo questo post-it a forma di segno, in modo tale da diventare, balzare subito all'occhio all'interno del nostro organizer. Poi vediamo un po', anche questi qui sono veramente veramente simpatici di post-it, soprattutto questo qui con l'hamburger. Sono veramente curiosa perché naturalmente piacerà tantissimo anche a Yoshi, perché lui fa sempre dei test con il cibo, e naturalmente l'ultimo video, se non l'avete ancora visto, andatelo a vedere naturalmente, in cui ci fa testare, diciamo, delle cose da mangiare. Insomma, molti dei suoi video trattano di mangiare, per cui come tirarsi indietro in effetti, per cui credo proprio che questo qui gli piacerà soprattutto. Però anche gli altri sono davvero molto simpatici, anche questo Hey da mettere magari all'inizio. Qui abbiamo dei semplicissimi post-it con colori ancora più sgargianti, eccoli qui, come potete vedere sono quasi alla fine, però naturalmente potremmo comunque includerli all'interno del nostro organizer. Sono tantissimi colori davvero, per cui c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Poi abbiamo un altro post-it dello stesso modello di quello a pois. Oh, dei bellissimi post-it con le freccine, davvero veramente veramente simpatici, anche da mettere su una particolare pagina di un particolare giorno per segnare magari un evento un pochino speciale ma anche originale, ecco. Mentre qui abbiamo un bellissimo post-it con il gattino, ed eccolo qui quello che vi dicevo, il muffin lilla. Poi abbiamo una ripresa, un altro post-it, ecco come potete vedere, dei colori pastello che vi avevo fatto vedere prima, per cui questi possiamo riporli di fianco a quelli con l'uccellino. Bene, ora che naturalmente vi ho fatto vedere tutti i miei post-it, come potete vedere sono veramente tantissimi, ora è arrivato il momento di scegliere quali mettere dentro il nostro organizer, anche perché sono davvero tantissimi e naturalmente non ci possono stare proprio tutti quanti all'interno del nostro organizer, per cui dobbiamo fare un po', diciamo, una selezione di quelli che mi piacciono di più. Magari possiamo raggrupparli anche in base alla forma, in base al colore, insomma naturalmente poi voi sarete liberissimi di scegliere quelli che più vi piacciono. Poi naturalmente scrivetemi nei commenti quali avete scelto e quali preferireste di più. Ora farò anch'io la mia selezione, e adesso, vedendo un po', naturalmente includerò
quello a farfalla, con una colla poi ci andremo ad aiutare, andremo ad attaccare l'ultimo post-it sulla nostra pagina in modo tale che poi gli altri si possano staccare molto semplicemente senza fare troppa fatica. Eccolo qui, questo naturalmente lo utilizzerò e siccome richiama molto il colore, anche questo con Important sarà veramente bellissimo. Poi per continuare magari l'assonanza del colore potremmo inserire uno di questi colori al neon, ma anche questo colore pastello che naturalmente è utilissimo perché ci puoi scrivere su veramente tantissime cose. Includerei anche le freccine fai da te che vi avevo mostrato proprio all'inizio, diciamo, in modo tale da riprendere un pochino i colori, ecco. Poi ci aggiungiamo un fiorellino e magari andiamo a vedere un po'. Sì, devo dire che questo riprende il colore degli altri, per cui potrebbe essere una forma papabile. Poi non può mancare naturalmente la nostra forma cuoricino per il nostro bellissimo inizio libro. Eccoci qui. Adesso allora con l'aiuto di una colla andiamo ad incollare tutti i post-it prescelti. Naturalmente prima selezioniamo un pochino un ordine in modo tale poi da incollarli senza problemi. Ecco qui, magari naturalmente potrete dividere la sezione in due colori, ecco. Iniziamo ad usare la colla. Ecco qui, come potete vedere abbiamo terminato di incollare tutti i nostri post-it. Ecco, come potete vedere non ho messo proprio tutti i post-it, anche perché sennò dopo sarebbe diventato veramente troppo spesso. E appunto per questo sarebbe bellissimo scambiarsi i post-it tra amici in modo tale da avere sempre più post-it sempre origiani, per cui tu avrai dei post-it magari un po' della tua amica e anche un po' del tuo amico, in modo tale da avere un po' i post-it di tutti e naturalmente creare ancora più originalità all'interno del vostro naturalmente magnifico organizer. Come potete vedere, queste sono i post-it che io ho deciso, li ho divisi in due sezioni. Come potete vedere, la prima che riprende, diciamo, dei colori un po' più tenui, mentre la seconda dei colori un pochino più sgargianti che danno molto sul rosa, visto che come colore naturalmente mi piace veramente veramente molto. E ripeto naturalmente che scambiarsi e dividersi i post-it con gli amici è sempre una buonissima idea per avere sempre tantissimi post-it tutti diversi. Naturalmente spero veramente tantissimo che questo video di presentazione dei miei bellissimi post-it vi sia piaciuto tantissimo e naturalmente se vi è piaciuto vi chiederei naturalmente di mettermi un mi piace. Non dimenticatevi di andare a vedere tutti gli altri nostri video dove naturalmente parliamo di questi bellissimi organizer e non dimenticatevi di abbonarvi al nostro canale per rimanere sempre sintonizzati con noi. E naturalmente non mi resta altro che dirvi che ci vediamo sempre qui la prossima volta su Do It Yourself Ispirazione con un nuovo video naturalmente sempre più originale, ancora più originale di questo, promesso. Ciao!